Toscana continua la sua lotta al Covid-19, implementando ulteriormente la disponibilità di posti letto per i malati Covid. In circa un mese, attraverso la ricerca di luoghi adatti ad ospitare i pazienti, la regione ha messo in piedi tre strutture dedicate: il centro Covid Pegaso di Prato, che conta 190 posti letto su due piani, il reparto Covid nella Cittadella della Salute del Campo di Marte di Lucca, con 150 posti letto, e le due nuove ali dell'ospedale Santo Stefano di Prato, con altri 60 posti letto. Il primo giorno dell'anno volevamo dare un fatto simbolico, quello dell'inaugurazione di uno dei quattro interventi che con la Protezione Civile, e ringrazio il direttore Massini, l'assessore Monni, che abbiamo messo in campo da quel fatidico fine ottobre, quando vedevamo che vi era nel virus una capacità di replicarsi velocissima, straordinaria. E conseguentemente ecco la previsione di dover avere più posti Covid. Uno di questi quattro fu individuato in un padiglione non realizzato ai tempi della costruzione dell'ospedale Santo Stefano a Prato, e questo consente di essere un padiglione totalmente integrato con l'ospedale. Sono due aggiunte al complesso dell'ospedale che portano a 60 posti Covid in più. Interventi realizzati con le procedure della somma urgenza della Protezione Civile e strutture che resteranno in Toscana anche dopo l'emergenza Covid. Un'inaugurazione, quella al Santo Stefano di Prato, che ha aperto nel segno della speranza il 2021. Sono così modulabili che quando magari usciremo dall'emergenza Covid e il Covid a Prato sarà seguito dal centro Covid toscano Pegaso dell'ex CREAF, questi saranno ambienti che possono essere tranquillamente essere rimodulati in altri settori, in ambulatori. Quindi veramente un intervento utile che abbiamo realizzato in nemmeno 2 mesi e che stamani simbolicamente inauguriamo il 1° gennaio, perché vogliamo che il 1° gennaio sia il segno di un 2021 che sconfigge il Covid, che dà al nostro sistema sanitario sempre più supporti a servizio della popolazione. Vaccinazioni, reparti, capacità che nei prossimi giorni avremo di poter sempre più prevenire quello che è stato l'elemento che ha sconvolto il mondo, ovvero il coronavirus, che però in Toscana oggi è sotto controllo. Nell'ospedale Santo Stefano i lavori sono durati meno di un mese e hanno portato alla riqualificazione di due ali, la nord e la sud, che adesso sono pronte ad ospitare i pazienti malati di Covid-19. Viene aperta una struttura, diciamo, che era tra quelle, insieme all'ex CREAF, insieme a Campo di Marte a Lucca, realizzate per creare dei cuscinetti straordinari nel caso di evoluzioni e crescite repentine della curva del contagio. Quindi all'ospedale di Prato, diciamo, verrà aggiunta, diciamo, un nuovo spazio che in questa fase ovviamente potrà essere dedicato per esigenze legate al Covid. In futuro potrà diventare uno spazio integrato con tutto il resto dell'ospedale. Noi nel pieno del picco pandemico, quando gli ospedali erano in grande sofferenza, abbiamo fatto la scelta politica molto forte di non ricorrere alla realizzazione di ospedali da campo, all'utilizzo di strutture provvisorie, ma di realizzare in tempi da record posti letto aggiuntivi che potessero dare sollievo agli ospedali. In un solo mese ne abbiamo realizzati 550 e lo abbiamo fatto selezionando strutture che alla fine dell'emergenza Covid, che tutti ci auguriamo sia il più presto possibile, potessero rimanere a servizio della città e del servizio sanitario pubblico. A Lucca, altra zona strategica, la regione, insieme alla Protezione Civile e all'azienda sanitaria Nord-Ovest, ha creato nel padiglione A della Cittadella della Salute Campo di Marte i nuovi 150 posti letto Covid, che possono essere estesi fino a 155 e che si vanno ad aggiungere circa 50, di cui 12 di terapia intensiva subintensiva, in parte già attivati nei padiglioni C ed O. È una struttura estremamente importante perché complementare all'attività ordinaria e che dà il senso di un lavoro straordinario che la nostra Protezione Civile insieme alla ASL ha realizzato in poco più di un mese. Quando si dice che in Italia le opere pubbliche non vengono realizzate, questa è la dimostrazione. Il maxi cantiere è nato grazie ad un appalto regionale da 2 milioni di euro e adesso il padiglione A è quindi pronto a diventare una sorta di estensione dei reparti di malattie infettive della regione. I nuovi 150 letti attrezzati per l'emergenza Covid, infatti, sono destinati ad ospitare pazienti da tutta la Toscana. Noi sappiamo che ancora abbiamo migliaia di patologie Covid,
e questa ci consente di evitare i cosiddetti alberghi sanitari, cioè l'affitto di alberghi per tenere le persone che sia prima che ancora non hanno una situazione compromessa da un punto di vista respiratorio, quindi basta un'attività ordinaria, sia dopo, ovvero quando sono ancora positivi ma hanno superato la fase della terapia intensiva, trovano qui un loro punto di riferimento. In prospettiva, anche quando l'emergenza Covid fosse finita, a Lucca, ma in generale in questa ASL, come in tutta la Toscana, si sta parlando del rapporto con il territorio attraverso ospedali di cure intermedie e quindi di lungodegenza. Una struttura di questo genere, vedete, perché è un'altra cosa rispetto agli ospedali da campo, può consentire di avere una destinazione ora e sempre. Abbiamo una dotazione importante di nuovi posti letto che può servire, diciamo, con doppia finalità. Da una parte, nella malaugurata ipotesi, che speriamo non si verifichi, di una nuova ondata che dovesse portare al rischio di saturazione delle strutture ospedaliere, noi abbiamo di fatto in Toscana, con campo di marce, circa 500 posti, diciamo, aggiuntivi rispetto alla dotazione ordinaria degli ospedali. E questo è un utilizzo che io mi auguro non ci sia mai, ecco, mi auguro che si presti tanta attenzione e che non ci sia una terza ondata. L'altro tipo di utilizzo può essere invece di supporto alla rete ospedaliera, soprattutto per la funzione di cure intermedie, per consentire una ripartenza più veloce dei reparti no Covid negli ospedali, per far ripartire anche tutte le attività sanitarie che non sono legate al coronavirus. I posti letto sono stati recuperati grazie all'opera di molte ditte, in gran parte lucchesi, che hanno lavorato a tempo di record e senza sosta. Stiamo già lavorando perché questa sia comunque una struttura durevole. Gli stessi lavori sono stati fatti non solo a regola d'arte per ospitare malati Covid, ma già con la previsione di ulteriori investimenti per una messa in sicurezza per realizzarci qua. Vedremo se cure intermedie, se ambulatori per medici di famiglia, ambulatori specialistici, se trasferire qua alla scuola infermieri, ma questo, diciamo, sarà attivo una volta che la pandemia sarà superata, perché sino ad allora dovrà rimanere libero nella speranza che non ci sia bisogno, ma nella possibilità di dover ospitare malati Covid. A Prato è stato invece realizzato il primo edificio del centro Covid Pegaso, che conta 191 posti letto su due piani in una superficie di 1700 metri quadri negli ex locali del centro di ricerche CREAF. A regime i posti diventeranno 340, con altri 150 ricavati nella struttura accanto. I lavori per realizzare questo ospedale dedicato esclusivamente ai pazienti Covid sono stati fatti a tempo di record, 29 giorni. Questo è l'esempio di una Toscana che ha offerto, caso unico in Italia, il centro Covid Pegaso. Ci abbiamo voluto mettere proprio il nostro simbolo perché è il primo degli ospedali, delle strutture, dei centri che vengono realizzati in Italia dopo l'emergenza Covid che da fine settembre, inizio ottobre ci ha colpito. E non a caso c'era qui il direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico, il dottor Fiorentino, che si è con noi complimentato. Queste sono cose concrete per rispondere all'emergenza Covid. La Toscana sente l'orgoglio di aver fatto presto, bene e prima di tutti gli altri in Italia. L'edificio è di proprietà della Regione ed è in una posizione strategica all'interno dell'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia. Al centro Covid Pegaso i lavori sono stati fatti con il coordinamento della Protezione Civile. La Protezione Civile aveva il compito di coordinare tutte le attività di tutti i tipi, da quelle infrastrutturali a quelle delle forniture a quelle sanitarie, per fare in modo che questa operazione, nei tempi stabiliti dal Presidente, fosse portata a termine. Obiettivo che è stato raggiunto grazie alla collaborazione di tutti i soggetti che hanno partecipato al tavolo di lavoro, e mi permetto di ringraziare tutte le ASL, tutte le aziende ospedaliere, la Direzione Sanità della Regione Toscana, perché davvero insieme al lavoro di tutti è stato possibile riuscire in questa impresa che è francamente inaspettata per certi aspetti, perché in 30 giorni realizzare un ospedale di 190 posti penso sia un obiettivo da essere soddisfatti e fieri. Tre strutture, il centro Covid Pegaso, le nuove ali del Santo Stefano di Prato e il padiglione Covid al Campo di Marte, che hanno portato 500 posti letto in più per l'emergenza Covid, rendendo così la Toscana pronta per qualsiasi evenienza. Un lavoro che ha coinvolto sia la Regione che le ASL che la Protezione Civile.
tutti questi spazi oggi sono dedicati all'emergenza, ma sono pensati per rimanere a servizio del sistema sanitario, delle città che li ospitano e ovviamente dei cittadini, per andare a portare un contributo al potenziamento del sistema sanitario pubblico, che è quello che ci ha protetto in questa fase di emergenza. È una notte, lo dico spesso in questi giorni, ancora buia, dobbiamo ancora mantenere altissimo il livello di attenzione, abbiamo bisogno che i cittadini ne siano pienamente consapevoli e rispettino le regole di distanziamento e di protezione personale, ma in questa notte finalmente si comincia a vedere un po' di luce del giorno con i vaccini e con la cura di Rappuoli, che è una cura molto promettente. Quindi teniamo duro, so che siete stanchi, siamo stanchi anche noi, ma la notte sta davvero per finire.